Ciao, allora, scusate per la mia assenza, ma avevo altro da fare. Allora, oggi siamo qui per provare questo gioco che praticamente è una coppia versione Among Us di Five Nights e Freddy. Solo che non siamo ancora attrezzati, non sono ancora attrezzata per fare quello, anche perché non ce l'ho. Per cui questa è una coppia, poi magari chi lo sa, lo proveremo, può essere. Vi spiego, praticamente è, come ho detto, la versione di Among Us, bla bla bla, e naturalmente salterete questo pezzo. E cosa devo dire? Se conoscete il gioco sapete come va. Sì, allora devo ricominciare perché l'avevo già provato. Praticamente bisogna scappare da... Man mano si aggiungono degli Among Us, va bene. Allora, sono le 12, dobbiamo stare qui fino alle 6. Qui, se usiamo questo, vediamo dove si trova, ma all'inizio no, quindi non so perché l'ho fatto. Dobbiamo chiudere le porte per evitare che entri. È un po' diverso da Five... Ah, guardate qua. Boh, è partito già subito. Io chiuderei queste porte qua. Magari, che ne sapete, l'abbiamo già intrappolato, vediamo un po'. Sicuramente no, però. No, infatti. Però se va qua... Adesso è chiuso qua, d'accordo, però dobbiamo stare... Aspettate. La cosa brutta di questo gioco è praticamente che se riuscite a chiuderlo in una stanza, lui resta lì adesso. Andiamo nelle telecamere. È la... Che camera è? Vedete? Lui è chiuso qua. Però a un certo punto si ha un blocco, quindi si può liberare, però ci vuole un attimo. Quindi aspettate. Qui c'è la porta. Possiamo chiuderla, però vabbè. Bene, è saltata la corrente. Di conseguenza si è liberato. Quindi andiamo. Vabbè. Ma come ha fatto ad andare lì? Ok. Adesso lui non entra di qua sicuramente, perché abbiamo chiuso qua e qua. Di solito non torna indietro. Non guardo tanto le telecamere perché sinceramente non servono tanto. Apriamo qua, veloce. Chiudiamo la caffetteria. E aspettiamo che salti la corrente. Siamo all'una di pomeriggio. O è del mattino, vabbè, è l'una. Del mattino, scusatemi, non del pomeriggio. Vediamo un po' se lo vediamo. È in caffetteria, bene. Ciao. La cosa brutta che potrebbe capitarci è... No, aspettate, lo faccio uscire. Solo perché ho paura che possa venire di qua e mentre salta la corrente riesca ad entrare. Solo per quello. Tanto se esce non è un problema. Chiudiamo questa. Vedete, è uscito. Adesso dove va? Chiudiamo questa. E questa perché gira all'intorno? Quattro, tre, due, uno. Vai, 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 muoviamoci. Sì, è sempre lì, non è che cambia tanto. Naturalmente io chiudo lì, lui entra di qua. Che ore sono? Le 3, ok. Bene, è ancora lì. Ok. Adesso è uscito, quindi chiudo qua. È tornato indietro, ma dai però, deciditi. Cos'è, scusate? Aia.
Chiudiamo la porta. Ok, in teoria se n'è andato. Devo guardare che ore sono. Ok. Sono le 4, ci mancano 2 ore, poi abbiamo finito la prima notte. Chiudo il video con la prima notte, così potete guardare l'altro dopo, perché no, quanto dura? 5, ok. Perché c'è questa musica? Io avrei bisogno che tu andassi dentro una stanza che si può chiudere. Vediamo se per caso l'ho preso, vediamo. Ma sì, ma dai. Ah, però lo chiudo qua. In teoria non si libera, eh. Che sono le 6, quanto ci vorrà? Aspettiamo un attimo, poi dopo lo liberiamo. Non so, ho un'idea. Se proviamo a bucare il gioco, nel senso tipo fare così. Quando passa di qua chiudiamo. Apriamo di qua. In teoria non dovrebbero chiudersi le porte perché si riazzera ogni volta. Vediamo che è meglio. Adesso sicuramente è uscito. No, ancora lì. Prima che riesci ad uscire ci vuole un po' di tempo. Che ore sono? 5. Manca. Dai, 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 dai. Ok. Vai, ci vediamo nella prossima puntata.